Ciao a tutti! Allora, oggi sono qui per farvi vedere come realizzare un piccolo progetto per Halloween, che sarà tra poche settimane, il 31 ottobre. È un progetto molto semplice e che tutti possono realizzare senza problemi. Poi sta a ciascuno di noi arricchire la creazione con i dettagli, con altre decorazioni magari un po' più elaborate. Però diciamo che il progettino di base è abbastanza semplice. Vi faccio vedere quello che ho creato io precedentemente, che dopo ne creerò un altro con questo video. E è questo, è un portamemo portafoto, cioè sotto questa zucchetta con il cappellino da strega appoggiato sulla zucchetta e un piccolo gattino, nero, ovviamente. La base, anche questa è in pasta polimerica e io l'ho scelta di farla verde a forma di fiore, ma uno può scegliere di fare le forme che vuole. E sì, come vedete è un progettino abbastanza semplice. Questi portamemo li ho acquistati già fatti sul forum, su un forum che poi vi linkerò sotto se volete andare a vedere i link dove li ho acquistati. Sono molto molto semplici e molto basilari. Diciamo che queste cose qui, anche se andate a controllare su eBay, magari quelli con il cuore in metallo sempre, costano molti soldi, e invece come vedrete questi qua sono abbastanza economici. Sono semplici ma economici. Altrimenti uno all'alternativa è quella di farlo da sé, con il filo metallico, il wire si fa senza problemi, sicuramente sarà meno preciso, perché come vedete questo è un cerchio preciso, sarà un po' meno preciso fatto, e questo è molto dritto ed è anche molto resistente, non è il filo di wire, è proprio ferro, però uno può farlo senza problemi anche da solo se non vuole andare ad acquistare questi già pronti. Quindi, per realizzare il progettino base, diciamo, ci serve un arancione. Questo è l'arancione della Studio by Sculpey. Questo è un verde premo. Poi ci servirà un pezzetto di marrone per realizzare il picciolo, ci servirà sicuramente del nero per fare il cappellino e una base più scura verde per fare la terra, diciamo, l'erba su cui è appoggiata la zucchetta. E qui userò un Cernit verde, questo proprio verde. Ok, partiamo facendo la nostra zucca. Dopo aver modellato la nostra pallina, andiamo a schiacciarla sopra e poi andiamo a fare i solchi che ci sono nella zucca. Potete usare quello che volete, io sto usando questo strumento, potete usare anche uno stuzzicadenti. Che come vi ho sempre detto, è meglio arrangiarsi con quello che si ha. Ok, qua. Adesso andiamo di nuovo a schiacciare un pochino, a rendere sempre un po' più tondeggiante, e quindi abbiamo qua la nostra diciamo zucchetta di base. Poi ci serve ora un pezzo di premo per realizzare le foglie, diciamo, di questa zucca. Ne prendiamo un pezzetto. Facciamo una strisciolina. Adesso cominciamo a prenderne delle parti che andremo a modellare. Fare per esempio come se facessimo una rotellina di
adesso lo andiamo ad applicare sulla zucca, che partono tutte dal centro. Facciamo magari una più grande. Anche dei più piccoli, dei più sottili. Ecco qua, la nostra zucchetta. Possiamo adesso andare a rifinire anche i solchi un po' meglio, magari farne anche che partono dal basso verso l'alto, ma senza arrivare all'alto. Adesso vi faccio vedere, questa è la parte davanti, li facciamo partendo da qui e fermandoci a metà. Per renderla ancora più realistica. Quindi, ecco qua, la nostra zucca. Ora andiamo a diciamo creare una specie di solco al centro della zucca, dove andremo a inserire il picciolo praticamente. Basta che schiacciamo un po' la pasta. Prendiamo un po' di marrone, un pezzetto di marrone, e lo inseriamo. Lo inseriamo semplicemente. E così l'abbiamo inserito semplicemente. Adesso dobbiamo andare a realizzare la base su cui appoggiare la nostra zucca. Quindi stendiamo un pezzo di Cenit, io l'ho preso più scuro rispetto alle decorazioni che ho fatto sulla zucca per far risaltare un po' il colore. Andiamo ad adagiare sopra il fiore la nostra zucca. Tutto qua. E adesso siamo pronti a realizzare il cappellino da strega. Facciamo una pallina con il nero.
La pallina, diciamo, creiamo una specie di cono. Quando il cono ha questa, diciamo, una buona parte sottile, andiamo a pizzicare la base per fare il cappellino. Adesso lo faccio vedere da vicino. Pizzichiamo proprio pizzicare tutta la base. Come vedete, è diventato una specie di cappellino. Adesso lo andiamo a modellare bene per definire bene la forma. La parte superiore la andiamo ad arrotolare ancora un po' per fargli fare la spirale. Lo avvolgiamo per fare la spirale, ecco qua. Prendiamo magari un pezzo di arancione, un pezzo di verde, un pezzo di rosso, quello che volete. Io prendo un pezzettino di arancione per fare una decorazione intorno al cappello. E la andiamo a girare intorno al cappellino. Ecco qua il nostro cappellino da strega, che lo andremo a posizionare direttamente sulla nostra zucca. Quindi ecco la nostra zucchetta con il cappellino di Halloween. Andiamo a inserire uno dei nostri portamemo, sia che siano stati comprati, sia che siano stati fatti da voi. Lo inseriamo al centro e lo inforniamo direttamente con questo. Ecco qui la nostra zucchetta pronta.